Benvenuti ad una nuova edizione del TG Flash di Irpinia News. Apriamo il nostro notiziario con l'attualità. Montoro unita. Ora c'è anche il commissario. A seguito del referendum, il prefetto di Avellino Umberto Guidato ha nominato chi dovrà condurre la Montoro unificata al voto. Si tratta di Bruno Pino, viceprefetto e responsabile dell'area raccordo enti locali, consultazioni elettorali di Palazzo di Governo. I vigili del fuoco di Avellino, siamo alla cronaca, sono dovuti intervenire alla frazione Piano di Montoro in via dei Due Principati per un incendio di un'autovettura Fiat Idea parcheggiata in un'area antistante l'abitazione del proprietario. Si è provveduto allo spegnimento del veicolo avvolto dalle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Siamo allo sport, al calcio Avellino. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, la partita a Torino con la Juventus è l'argomento del giorno. L'attesa per i tifosi è palpabile in ogni vicolo ed in ogni bar. Una soddisfazione già grande per l'intera collettività. Chiudiamo con il basket. La Sidigas Scandone Avellino, in merito al caso dell'atleta Herdy, intende confermare di essersi presentata davanti alla giustizia sportiva per verificare l'effettiva valenza di quanto lamentato da un giocatore transitato in città per pochi mesi. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione. Arrivederci.